Ciao a tutti! Allora, faccio un video che non faccio praticamente, penso, da prima del matrimonio, del mio matrimonio ovviamente. Si parla quindi di 4-5 mesi fa, insomma, che è stata l'ultima volta in cui ho fatto questo video. Il video di cui vi sto parlando è praticamente il video dei prodotti finiti. Guardate quanti cacchio ce ne sono qua dentro, quindi mettetevi comode con i popcorn perché ce ne sono tantissimi. Anzi, ho anche già scremato un pochino le cose, diciamo, abbastanza inutili. Parto con una cosa che non è dentro alla borsa, appunto, dei prodotti finiti, ma che ho già finito una volta, ed è questa confezione di fialette dei provenzali, praticamente delle fialette per i capelli biologiche fortificanti, trattamento tricologico per capelli deboli all'olio di sapote. È appunto un cosmetico completamente biologico. Appunto, ho già finito una confezione che ne ha dentro 10 fiale praticamente, ed è un trattamento appunto per i capelli che cadono sostanzialmente, perché quando adesso li ho tagliati un pochino, ma prima quando li avevo super mega lunghi, ecco, parliamo di capelli che cadono, quando fino a poco tempo fa li avevo lunghi lunghi, insomma, fino a qua, prima di tagliarli, mi cadevano proprio a mazzi, cioè una roba allucinante. Non mi ricordavo che avere i capelli lunghi, anche se non erano neanche lunghissimi, volesse dire perdere così tanti capelli, veramente. E quindi ho provato appunto a fare questo trattamento e adesso lo sto mantenendo perché c'è anche un mantenimento. Ma devo dire che non, cioè, sono sincera, non ho visto grandissimi risultati. Pesco poi a caso dalla mia busta, pesco questo bagnoschiuma, è uno di quelli che ho voluto tenere, che ho preso all'Inns. L'ho voluto tenere perché è veramente strepitoso. Adesso non mi ricordo bene il profumo, ma è abbastanza neutro come profumazione, è appunto neutro alle proteine del latte. L'ho tenuto per farvelo vedere perché mi ricordo che quando lo usavo, tra l'altro ce n'è ancora un po' che pendo là dentro, quando lo usavo era veramente una coccola, cioè vi lasciava la pelle stramorbidissima e persisteva un casino la profumazione sul corpo, cosa che faticosamente trovo nei bagni schiuma. Ho finito poi questo tonico della Caloderma, questo tonico purificante, sì, per pelle normale e mista, 95% di origine naturale. Non mi è piaciuto, direi che facilmente paragonabile a acquetta. Ho finito questo shampoo della Vivi Verde Coop, questo qua famosissimo, insomma l'unico che hanno, mi sembra, l'unico che hanno della linea, lo shampoo delicato. Sembra una confezione veramente minuscola, invece in realtà è un 250 ml, quindi una classica dose di shampoo. Mi è piaciuto molto, veramente molto molto, in più anche dalla sua, insomma, che è cruelty free, quindi non è stato sugli animali e che non ha parabeni, siliconi, tutte le altre varie schifezze. Ho finito, ecco, un altro bagno schiuma di cui voglio parlarvi, questo qua della Sien, questo bagno crema alla almond oil, quindi olio di mandorle. Anche questo qui, stesso discorso dell'altro, tra l'altro anche un profumo molto più buono perché è olio di mandorla, molto floreale misto a dolce. Anche questo qui mi è piaciuto tantissimo, come quell'altro che vi ho fatto vedere prima, perché è lo stesso discorso, vi lascia la pelle morbidissima, persiste un sacco la profumazione sul corpo. E ho finito questo gel d'aloe dell'Equilibra, 98% di origine aloe vera, è famosissimo anche questo qui. Io lo uso principalmente per quando, magari in questo periodo in cui c'erano tantissime zanzare, per le punture di zanzara, lo usavo lo uso principalmente per il post epilazione, perché va da Dio, soprattutto quando usate il silky peel, che vi almeno a me escono tutte le bollicine, poi quando uso questo qui non, quasi quasi non mi escono, insomma. L'unica cosa è che appiccica un po' alla fine, cioè non è idratante, insomma, questo qui, però fa benissimo il suo lavoro, insomma. Ho finito un deodorante della Natura Amica, questa linea qui appunto consigliatissima da Miss Penny 09, che io seguo tantissimo e mi piace tantissimo. Questo deodorante neutro di Ovapo Naturale, appunto è un deodorante completamente naturale da quello che si dice, insomma. L'unica pecca, diciamo, è che costa un pochino, costa sui 4 euro e qualcosa, però devo dire che non mi è dispiaciuto, insomma, niente di che, non è di più resistentissimi, però per essere un deodorante naturale è molto buono, insomma. Ho finito la maschera all'olio di macadamia, questa famosissima dell'Omia Laboratoires. Anche questa qui è una marca super consigliata perché appunto è cruelty free. Qui c'è il coniglietto, non so se lo vedrete mai. Al di là di quello, comunque è una maschera formidabile, veramente. Io la usavo sia sotto la doccia come maschera appunto
dopo lo shampoo, sia anche come pre-shampoo, quindi magari la lasciavo un po' in posa sui capelli un po' umidi prima di lavarli, magari un'oretta, due, insomma, in base al tempo che avevo. È l'unica che ho provato momentaneamente di questa linea qua, appunto, dell'Omia. Dicono tra l'altro che è anche la migliore e in effetti a me è piaciuta tantissimo, però sono curiosa di provare anche le altre, giusto così proprio per curiosità. Ho finito questo, che schifo, c'è un capello, vabbè, questo shampoo qui dell'Head & Shoulder per i capelli lisci e setosi. Buonissima la profumazione, veramente un sacco buona, e l'ho preso non tanto perché io abbia la forfora, quanto perché ne ho sentito parlare benissimo ed era in offerta, forse all'Iper, e volevo provarlo. Ha una profumazione appunto buonissima e veramente ne basta pochissimo per lavare i capelli e li lava molto molto bene in effetti, però anche questo costa un pochino. Ho finito un affare di dischetti, quelli grossi, insomma, che si trovano questi qua, i Gotà, molto molto buoni, mi sono piaciuti. Ho finito questa crema corpo dell'Avon Cocoa Butter, molto molto buona la profumazione, veramente buonissima buonissima. Intanto da dirvi, ho finito questo trattamento corpo rassodante della Fior di Magnolia, che è quella marca praticamente che si trova all'Eurospin. Devo dire che allora il suo lavoro lo faceva abbastanza bene, perché comunque ho visto dei leggeri miglioramenti, insomma. L'unica pecca è che è di quelli che vi scaldano di brutto e mi faceva tra l'altro arrossare di brutto anche dove lo mettevo. Diciamo che ho continuato a usarlo lo stesso, l'ho finito lo stesso, anche se appunto mi dava questo tipo di reazione, perché ho visto che comunque mi si arrossava leggermente la zona in cui, anzi un po' più che leggermente, la zona in cui lo mettevo, e poi però dopo 5 minuti se ne andava il rossore, cioè non dava altri tipi di effetti collaterali, quindi ho voluto finirlo lo stesso perché comunque era abbastanza buono. Ho finito poi questo scrub corpo ai granuli di albicocca della Planta Optima, che anche questa è una marca bio, cruelty free, dice lei, insomma. Niente, mi ha fatto schifo, nel senso che è una cremina che tra l'altro sapeva di tutto tranne che di albicocca, una cremina un po' granulina ma che veramente scrabbava niente, quindi non mi è piaciuto. Ho finito poi questi due profumini dei Tesori d'Oriente, sono due profumazioni relativamente nuove, sono il Tiare delle Indie, mi sembra, sì, il Tiare delle Indie, questo qui chiaro, e questo qui sul rosa invece che è l'Orchidea della Cina. Allora, questo devo dire che non mi ha fatto impazzire, però secondo me comunque lì i profumi sono molto relativi, insomma, perché, cioè, almeno io quando li spruzzo così nell'aria e poi quando li spruzzo su di me sento una differenza abissale, quindi vi dico, questo su di me non mi ha fatto impazzire, è un po' troppo delicatino. Però invece mi ha fatto impazzire letteralmente questo qui, questo è veramente molto molto buono, mamma mia, questo è veramente molto molto buono. Sono entrambi due profumi floreali, però tra i due ho preferito di gran lunga questo. Ho finito una crema sempre della Viver De Coop, questa qui rivitalizzante, crema viso protettiva per pelli mature, vabbè, sono così matura, però specifica per la notte, tra l'altro. Allora, io le ho provate tutte e tre le creme, queste qua della Vivi Verde Coop. Mi sembra che siano tre, non vorrei sbagliarmi. Sono quella blu, che ha appunto qui la banda blu, azzurra, questa qui rosa, e poi quella ultima uscita, che è quella con la banda verdina, insomma. Devo dire che fra tutte quella che mi è piaciuta di più è quella con la banda azzurra, sia come profumazione, sia per come mi lasciava la pelle, perché era quella idratante, che vi lasciava la pelle veramente idratata ma molto leggera, potevate truccarvi subito, non era appiccicosa, insomma. Questa invece mi è piaciuta, insomma, la profumazione non è niente di che, vi lasciava un po' la pelle non così fantasticamente idratata, però boh, non è male, insomma. Ho finito poi questo balsamino per le punte della Yves Rocher, appunto un balsamo riparatore per le punte secche all'avena. Boh, non so cosa dirvi, se devo essere sincera, anche perché lo usavo un po' non molto costantemente, quindi non so dirvi di preciso. Ho finito poi un altro prodotto del Yves Rocher sempre per i capelli, che è questo aceto da risciacquo per i capelli luminosi, appunto. È una praticamente appunto un liquido che voi mettete alla fine del vostro lavaggio sotto la doccia, prima di risciacquarli completamente, vi illumina tantissimo i capelli. Quello devo dire che lo faceva benissimo, li lasciava anche molto morbidi. L'unica pecca secondo me è un pochino la profumazione, almeno a me dava un po' fastidio la profumazione. Non che sappia proprio di aceto quello che mettete nell'insalata, no.
non mi ha fatto impazzire come profumazione. Però fortunatamente non persisteva sui capelli. Finito poi, anzi in realtà la butto perché ha assunto una consistenza... Questa crema viso antirughe appunto per l'estate della Nivea. L'avrò praticamente usata 3 o 4 volte. Perché l'ho usata l'anno scorso, quest'anno poi l'ho ripresa in mano, ma era diventata uno schifo. Usciva tutta quella acquetta appunto quando la spruzzavi prima che uscisse la crema e non mi andava più di usarla, insomma, anche perché aveva un odore non fantastico. Ha finito poi questo contorno occhi della Mater Natura. Questo ve l'avevo fatto vedere quando l'avevo comprato l'anno scorso in un video acquisti dell'Ecco Verde. Io avevo detto che ve ne avrei parlato magari nei prodotti finiti, appunto eccolo qui. Non mi è piaciuto. Acquetta anche questo proprio, cioè non faceva niente, non idratava, non faceva, cioè non dava neanche cose negative, nel senso che non mi lasciava il contorno occhi che tirava, ma non lo idratava neanche, cioè proprio non dava assolutamente nessun... niente. L'ultima cosa che vi faccio vedere è questa, la vasellina bianca, che io prendo praticamente, l'ho presa praticamente dove lavoravo io, dove lavoravo. No, no, ci lavoro ancora purtroppo. E l'ho presa appunto dove lavoro io, l'ho usata per l'ultimo tatuaggio che ho fatto, che è... Qual è stato? Qual è stato l'ultimo tatuaggio? Nella busta mi sono rimasti praticamente solo tutti i prodotti di trucco che ho finito, che sono anche qui un bel po', perché comunque appunto, come vi ho detto, sono 5-6 mesi che non faccio sto video. Ho quasi finito, ma lo butto perché non mi piace più. Questo fondo della Kiko, questo fondo, come si chiama, minerale. Io avevo la colorazione 201 Natural, che è una delle edizioni limitate che fanno ogni tanto, e lo fa uscire ogni tanto l'estate appunto la Kiko. Lo butto perché l'avevo preso l'anno scorso e mi piaceva tantissimo il suo effetto, lasciava veramente una pelle di porcellana. Quest'anno l'ho ripreso in mano, ma non dava più lo stesso effetto, dopo pochissimo mi faceva lucidare, sarà che vabbè quest'estate ha fatto anche un bel caldone per l'amor del cielo, però magari quando lo mettevo anche alla sera che faceva un po' più freschino, dopo un po' mi trovavo super lucida, quindi ho deciso di buttarlo. Quasi finito questa base della Essence Top Sealing, si chiama Top Sealing, non so se lo vedrete mai. Una top coat normalissimo, non è già effetto gel né niente, però andava, mi faceva resistere molto molto di molti giorni lo smalto, quindi lo butto essenzialmente perché è diventato di quella consistenza collosa. Ha finito questo mascara, due mascara ho finito, vi faccio vedere insieme. Questo è l'Yves Saint Laurent che ho preso per il mio matrimonio, fantastico, vabbè che ve lo sto a dire a fare. Questo invece è il Mix Manga della L'Oreal che ho finito un po' di tempo fa, ma non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente, vi lasciava tutte le ciglia tutte appiccicose. Allora, ne ho finiti 3 di mascara, anche questo qui. Gli occhioni di Neve Cosmetics. Questo devo dire che non mi è dispiaciuto. Lo scovolino è fatto così, per chi non l'avesse mai visto. È fatto così, con un po' di abballamenti, insomma. Devo dire che non mi è dispiaciuto, per essere un mascara naturale è veramente, veramente buono, 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 mi ha durato anche un po', buono. Ho finito praticamente le due parti qua di questa palette di correttori della Kiko, è rimasta solamente la parte viola e la parte verde, ma li butto perché non li uso praticamente mai. Appunto abbiamo, come si dice, qui c'era quello più aranciato e qui c'era quello un po' più giallino. Devo dire che non sono malvagi, ma si sa che appunto i correttori della Kiko non sono appunto, non sono per niente malvagi. Ho finito poi questo eyeliner della Catrice Waterproof, è stato waterproof per i primi tempi, poi in realtà la sua resistenza all'acqua è andata un po' scemando man mano che andava avanti, che lo usavo insomma, quindi boh. Ho finito questo mozziconcino che è rimasto così, non ce n'è praticamente, è intemperabile. Questo mozziconcino di questo matitone bianco della Essence, che usavo magari sotto l'arcata, usavo all'interno dell'occhio, insomma, buono. Lo usavo anche a volte come base occhio e devo dire che era veramente buono. Ho finito poi uno di questi glossini, che tra l'altro fa parte di una serie di 3, ce n'erano 3 di diversi colori appunto, sempre della Essence, che mi aveva regalato la Giada a Natale, forse se non sbaglio. Appunto ce n'erano altri 2 nella confezioncina di altre 2 colorazioni, però uno ce l'ho in borsa che sta praticamente finendo ed è un po' più chiaro di questo, e un altro non lo trovo più.
li sto appunto praticamente finendo, non sono malvagi anche come persistenza sulle labbra, niente di che, non mi aspettate niente di che, a parte che erano un'edizione limitata, però da portare in borsa secondo me erano veramente carinissimi e molto comodi. L'ultima cosa, l'ultima, giuro. Ho finito questo burro cacao sempre della Vivi Verde Coop, famosissimo, mi piace tantissimo, lo compro ogni volta che vado alla Coop, lo compro stravolentieri, molto buono. Basta, cioè se voi poteste vedere quello che c'è su questo davanzale, cioè è invaso da roba. E niente, basta, giuro non parlo più, spero che questa carrellata molto veloce, ho dovuto per forza farla veloce perché sennò non ce la caviamo più, vi possa essere stata utile in qualche modo. Vi mando tantissimi baci e ci vediamo al prossimo video. Praticamente in questo periodo mi sto appassionando molto a questo tipo di stile, diciamo, questa moda che si sta un po'.